cosa ha. Acida come, di più non si può, come un acido. Mi sento grande, come una città, un acido a te. Acido suono, sento solo te, sento solo te. Acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è? Che viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò. Così lontano, non sono stata mai, non sono stata mai, già ripartirei. Rientriamo, rientriamo. Acida, ragazzi, io, Violetta, Violetta l'hanno chiamata, incredibile. Il nostro ascoltatore, ovviamente, ha chiamato Violetta, chissà che cosa gli voleva dire. Comunque, è arrivato anche Alberto. Diciamo che oggi è un Brothers in Rock esuberante. Acida, acida dei Prozac più. Praticamente io quando ero bambino pensavo che acida era perché era riferita a qualcuna che magari si era comportata male. Allora gli dicevano acida, acida, sei acida, no? Violetta, te che pensavi da bambino quando sentivi questa canzone? Allora, in realtà anche io pensavo questa cosa, però penso che eravamo bambini ingenui. Beh, direi che quando hai un'età tra i 6-7 anni, quando è uscita questa canzone, almeno io non andavo a pensare che potesse essere appunto che stessimo parlando di droga, appunto dell'acido. Poi vabbè, ovviamente crescendo hai delle conoscenze che ti permettono di ampliare anche quelle musicali. E quindi sì, sì, con i Prozac più che non ci sono ormai da 10 anni, che non suonano, dal 2006 che si sono sciolti, però appunto vengono, è sempre piacevole appunto inserire nel playlist musicale questo gruppo italiano pop punk. E quindi diciamo, cioè, praticamente questa canzone si riferisce un po' a tutti gli acidi, no? LSD, mescalina, ketamina, psilocibina e peyote, che producono effetti molto diversi e molto soggettivi. In generale provocano i viaggi, proprio i trip, no? Insomma, una cosa abbastanza pesante. E loro appunto avevano preso tutti questi tipi di acidi e l'hanno messo in una canzone, acido o acida. Una bella... Insomma, se parliamo di acidi, direi che questa ha più che effetto. E... Che viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, così lontano non sono mai stata, ripartirei.
proprio, è proprio mi piaceva un po' i Prozac più. Sì, evidentemente sì. Quindi siamo tornati nel presente, ma ora rifacciamo un salto nel passato. Siamo sempre negli anni 60. Abbiamo parlato di Beatles prima, quindi adesso. Esatto, quindi torniamo un'altra volta negli anni 60, appunto, come tu dici. Se prima erano i Beatles, ora sono i Rolling Stones. Questa canzone, Sister Morphine, in realtà non è dei Rolling Stones, perché la prima persona che ha cantato questa canzone è appunto la persona che ha espresso i propri sentimenti, le proprie paure all'interno del testo, che è appunto Marianne Faithfull, che fu aiutata da Mick Jagger e Keith Richards nel 1969 a mettere proprio in parole quelli che erano i suoi sentimenti, perché diciamo che non era proprio messa bene in quel periodo, comunque aveva sia fisicamente che mentalmente, perché aveva fatto uso di molte sostanze illegali e non, e aveva conosciuto i due già nel 1964 a Londra durante il lancio di una canzone, e aveva provato già con loro a incidere un singolo, quindi diciamo rimasti amici poi l'aiutarono a incidere questa canzone, a completarla in breve e appunto a metterla in voce. E la Decca, che è appunto una delle case discografiche degli anni 60 più famose, la fece uscire come singolo, per poi riportarlo il giorno dopo l'uscita e licenziare la Faithfull. Cioè, quindi dopo l'uscita la Faithfull si trova di nuovo senza casa discografica. E infatti la sua versione è molto rara, è molto costosa anzi anche, e i Rolling Stones decisero poi di inciderla nel 1971 in l'album Sticky Fingers, dove però il nome della Marianne Faithfull non fu menzionato. E ammazza, infatti dai. Sì, che in realtà lei era la protagonista della canzone, perché erano tutto ciò che è scritto in questa canzone riguarda lei, no? Se stessa, le sue emozioni. E infatti soltanto poi alla fine del 71 Mick Jagger e Keith Richards versarono i soldi, no, un terzo dei soldi dei proventi delle vendite dell'album poi a Marianne, sotto banco. Meno male. Sotto banco, e per parecchi anni anche. Ma noi ci andremo a sentire la canzone dei Rolling Stones. La morfina, che poi tra l'altro è una droga che si discosta da quelle che abbiamo parlato, perché appunto provoca mal di testa, sonnolenza, aumento della pressione endocranica, quindi è un po' diversa da tutte le altre cose di cui abbiamo menzionato. Oggi facciamo pure i dottori in politica. Violetta, parliamo anche. Siamo esperti di droghe. No, non è vero, non vogliamo prenderci dei meriti che non abbiamo, però la morfina merito. Però direi che dedicandola a Marianne Faithfull, sì, dedichiamola a lei, a lei, perché canzone, è lei, perché è lei che l'ha scritta, che si ragazzi racconta, è lei che ci parla di se stessa in Sister Morphine. Place.
wear it just goes to show things are not what they seem. Please just let me turn my nightmare into dreams. Oh, can't you see I fade in phase? And for this shot Allora, siamo tornati qui a Brothers in Rock e ovviamente adesso parliamo di una delle personalità, delle personalità più famose italiane sicuramente, un grande artista italiano, no, non tutti quanti rocker sono d'accordo su di loro, però altri sì. Parliamo di Vasco Rossi, no? Perché se parliamo di droga parliamo anche di Vasco Rossi, Violetta. Parliamo anche di artisti italiani perché non siamo immuni dalle ricordi droghe in Italia, ovviamente. Esatto. ricordi di Sanremo in cui Vasco Rossi, insomma, arrivava un po' alterato.